Chris, come va? Tutto bene? Sì. Sì, adesso sì. Se l'è data a gambe il maschio, ma sicuramente. Non saltare sui divani. Senti, non saltare sui divani. Hai lasciato chiuso tutte le finestre. Eh? Una tragedia disumana. Mi è già successo l'altra volta. Una tragedia, questa è una tragedia. E l'altro si è suicidato dal dolore. Perché? Perché la gabbietta era aperta? Era aperta la gabbietta. Ma perché mi fate così? Non c'entro niente. Forse inavvertitamente quando gli ho dato da mangiare. Che schifo. Quelle piume. Però allora ditelo che bisogna mettere in chiavistello a questi due, eh? Dovrebbero dirlo al negozio quando li vai a comprare. Voi uccelli con un'incredibile voglia di essere separati. È praticamente una frode. Dove sei, Adriano? Adriano? Adriano, che cavolo fai qua sopra? Tu sei completamente pazzo. Qua è la femmina. Qua sull'edera. Meraviglioso, è tornato nel suo ambiente naturale. Noi torniamo nel nostro adesso. No, sbrigati. No, ma non capisci. No. Lei è nata nella gabbia e se la lasci libera muore. L'unico modo per far tornare un inseparabile è fargli vedere che l'altro soffre le pene dell'inferno. Vai a prendere la gabbietta. Tu sei sicuro che... Sono sicurissimo. No, perché qui da noi invece sarebbe il modo migliore per farlo scappare definitivamente. No, vai. La gabbietta. La gabbietta. Lo sapevo, non dovevo venire. Oh, grazie Emma, Senza di te non so come avremmo fatto. Del resto di Francesco manco ci ha avvertito. Ma dico, ma si fa così, Si fa così. Comunque sono contento che giochiamo insieme, Ti voglio carico. Carico, Ah, a proposito, fagli onore che questo qua è il mio completo di riserva. Come il completo di riserva? Sì, quando ho sudato troppo con questo uso questo. Però tranquillo, poi lavo tutto a 90 gradi. Aspetta, però ogni quanto? Vai, Emanuele, vai! Ciao. Aiuto! Non l'ho neanche toccato! Aia! Arrivo, non debuttare! È il maschio, vero? È il maschio, di la verità. Ecco la gabbietta! Vieni col papà. Io lo sapevo, perché con gli uccelli è molto più facile, perché loro seguono i comportamenti sempre uguali, naturali, un percorso nitido, preciso. Eccolo. Mi vorresti dire quale logica hai intenzione di seguire tu per scendere da questo coso? Non ho un piano ben preciso. Ecco, io invece sì, rifai esattamente gli stessi passi che hai fatto per salire. Non me li ricordo, è che prima avevo una motivazione molto importante per arrivare fino qui. Adriano, te lo do io un motivo, E se non scendi tra 5 secondi da quel coso, io apro la gabbietta e li faccio scappare tutti e due, va bene? No, Monica mi gira... Te lo giuro che lo faccio! Monica mi gira la testa, ho le vertigini, Hai le vertigini, sali su questo coso e soffri di vertigini? Quando ho l'adrenalina non me ne scordo sempre, mannaggia mia! Vabbè, basta, adesso. Prendi un bel respiro e parla d'altro. Guardami, raccontami un aneddoto, qualche cosa che facevi da bambino. Cavolo, nei film funziona sempre così. Ho le chiavi della palestra, così posso venirmi ad allenare quando mi pare. Poi tanto a quest'ora i corsi sono finiti. Sali? Vieni. Adesso ho capito perché mi hai portato qui, Me la vuoi far pagare per quello che ho fatto? Può darsi. Vieni. Usa quelle braccine, dai, non fa la ragazzina. Che braccine? Guarda che queste braccine ti hanno quasi rotto il naso. Posso rifartelo anche adesso se voglio, Oh, paura. Oh, che non ci credi?
Lo sai che non è regolamentare questo, sì? Ma neanche questo però. Aspetta. Che succede? Niente. Dai. Niente. Pensi mica di cavartela così, eh? No. Fatti sotto. Dai. Amore. Ciao. Oddio, scusa, mi sono addormentata. Che ore sono? È colpa mia, ho fatto tardi. È successo un casino. Ci hanno consegnato 370 orchidee e noi avevamo fatto male i conti e non abbiamo la serra dove metterle. Oddio, adesso come fate? Non preoccuparti, in qualche modo faremo. Ci ho pensato io a preoccuparmi tutto il giorno. E poi non voglio rovinarmi questo momento. I ragazzi? Non c'è nessuno. Persino Nina è andata da Ciro. Un bruttissimo rientro. È come se non importasse a nessuno che sono rientrato. No, amore, non dire così. A me importa moltissimo che tu sia rientrata. Anzi, se tu adesso vieni di là con me, io proprio ti faccio una rappresentazione di quanto io sia contento che tu sei tornata. Perché mi importa moltissimo che tu sia tornata. Grazie, amore. Però ce l'ho sformato, amore. Ce l'ho sformato? Sì, freddo. Vabbè, è già sformato, che fa? Vieni. Perché? C'è anche l'arrosto. Ci sono delle cose che... E c'è anche... Io. Avevo 6 anni e ho allevato per la prima volta un barbagianni su nella mia soffitta. Poi mia madre l'ha scoperto, gli è venuto un colpo e me l'ha buttato di sotto. A 15 anni ho visto per la prima volta i fenicotteri rosa che volavano tutti insieme. Mm. Uno spettacolo meraviglioso. E lì ho capito che gli uccelli sarebbero stati il mio lavoro. Anche se la mia famiglia mi osteggiava, sai. E perché ti osteggiavano? Mica volevi fare l'attore porno, volevi solo occuparti di uccelli. Vabbè, che magari... Ma mi osteggiava, tu non hai idea delle angherie e dei soprusi che io ho dovuto subire dalla mia famiglia. Michele, per esempio, mi ha fatto vedere con l'inganno gli uccelli di Hitchcock, dicendomi che era un documentario. E non c'è niente da ridere, per me è stato un trauma pazzesco. Quello non è un film, quello è un attentato, un sopruso. Andrebbe sequestrato, tolto dalla circolazione, bruciato, ecco, bruciato. Davvero te l'ha fatto vedere? Sì. Perlomeno ti ho fatto ridere. Se non altro. Certo, dovevate essere proprio due mondi opposti voi due, eh? Sì. Lui qui sopra non ci sarebbe finito mai. No, soprattutto per prendere un uccello, guarda, no, lo escludo. Ora sei rilassato, sì, un passettino. Ce la facciamo adesso? Ce la facciamo, sì, amore, abbiamo fatto notte. Aspetta. Ecco, piano, eh. Ecco, sì, pianino. Aspetta, però,